un segno dell'amore di Cristo per la Chiesa bolognese. Così il cardinale arcivescovo ha definito l'istituzione di due seminaristi nel ministero di accoliti nel loro percorso verso il sacerdozio. Matteo Monterumisi ha 24 anni e proviene dalla parrocchia di San Paolo di Ravone, viene invece da Casteldebole Paolo Giordani, 28 anni. La celebrazione è avvenuta domenica in occasione della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Con il ministero dell'accolitato i seminaristi vengono posti più direttamente a contatto con il sacramento dell'Eucaristia. E credo sia importante, insomma, questo passaggio nel cammino verso il diaconato e il presbiterato, proprio per l'ottica del servizio. Ecco, l'accolitato, questa tappa un po' che avvicina di più all'altare del Signore e soprattutto nella fase della preparazione del sacrificio, direi che è la cosa un pochino più importante. L'accolito è colui che ascolta e si mette a servizio, alla sequela. L'istituzione ad accoliti giunge per i seminaristi quasi al termine del loro percorso formativo e degli studi teologici. Adesso ormai giunti quasi alla fine del quarto anno di teologia, del percorso di studi siamo già oltre la metà. Lo studio è importante perché al mondo d'oggi bisogna essere preparati, innanzitutto per cultura personale, poi perché noi dobbiamo fare crescere delle persone nella fede, lo studio è essenziale per questo compito. Ecco. Il cardinale arcivescovo ha rinnovato il suo appello alla preghiera per le vocazioni con un particolare pensiero per il seminario petroniano.